squadra aveva numerose costole a rovine. Se le gravissime lesioni riscontrate. Hello people, buongiorno, good morning, vado a cagare e poi vi dico. Scusa, non ho chiesto. Allora, che ora è? Qui è l'una, lì sono le 9:01, 8. Allora, l'apparato cacatorio funziona, l'apparato di sdrenamento funziona, tutto il sistema è ok. Qua fuori hanno finito, avete visto? Però c'è un sole che spacca, non si può stare. Volevo fare colazione fuori e mettere una tenduccia, ma non si può fare perché si fanno i buchi, il lavoro appena fatto si fanno i buchi, facciamoli fare da quelli che ha fatti là, poi vediamo, poi quando faccio 140 anni ancora devono finire, devono fare le rifiniture. Allora, questa settimana dovrò andare a farmi vedere queste cazzo di cose, quella che ho qua è tutto. Questa settimana è una settimana molto stressante per me. Questo, quello, l'altro, questo. 150.000 euro. Oppure due coppie di Towers. Quindi... Come se sono un tronchetto della felicità, un traliccio. Mi date una piallata. Oppure possiamo organizzarci in campagna. Mettiamo nella discesa, nella pendenza della carta vetrata e mi butto giù tipo scivolo sulla carta vetrata e alla fine quello che rimane è un po' di carne. Tutto carne, solo carne. Avete visto queste cose che sono successe? Questo ragazzo che gli hanno, non lo so che cosa gli hanno fatto, ingurgitare. Per questo è sbagliata la lotta contro la cannabis, perché esistono 100.000 altri tipi di erbe, di sostanze, di erbe, di cose reperibili molto più potenti e pericolose. La stessa noce moscata, 20 grammi di noce moscata vi mandano. Mi ricordo, da militare si faceva uno scherzo, si faceva fumare l'origano, che quando lo fumi sa di merda. Qui non c'erano le cartine e si usava la cintura, si girava la cintura, si faceva una specie di cilum, un cono, così si fa. Però qui si tratta di roba ingerita, quindi sapete che i vasi capillari nella mano, per dire al contatto di una sostanza urticante, velenosa, è una cosa. Invece i fumi di qualcosa di bruciato che intossicano, o comunque ci può essere qualche sostanza, è un'altra cosa. Infatti io quando do a fuoco in campagna o faccio una brace, controllo i tipi di tronchi, che ci sono, li faccio ferro, perché ci possono essere funghi, ci possono essere tante cose, animali, insetti pericolosi, muffe e cose varie. E allora, andando al sodo della situazione, secondo me la colpa ce l'ha sempre lo Stato italiano, perché non riesce a fare, sicuramente la legge ci sarà, però non è quella, cioè non è fatta bene. Basterebbe una legge seria che ti dice che tu a un'altra persona, a un altro individuo,
pure se è consenziente, figuriamoci se non lo è, non puoi somministrare qualcosa senza il suo volere. E anche se lo vuole, ci sono delle colpe, perché potrebbe non conoscere a cosa va incontro, potrebbe essere un'esperienza che non conosce. Ma questa è la legge che non riesce a fare lo Stato italiano, una legge più individualista, cioè su te stesso, tu sciamano, donna dei poteri, uomo della su te stesso puoi fare quello che vuoi, ma devi prestare molta attenzione a quello che fai agli altri, a quello che somministri a un'altra persona, per qualunque motivo. Intanto l'altra persona deve essere informata, anche il semplice zucchero, non lo puoi mettere lo zucchero a una persona se la persona non glielo dici, non lo vuole, perché potrebbe essere allergico, potrebbe, o delle carni, o delle cose del genere. Figuriamoci se sono sostanze allucinogene e non glielo dici, oppure gli dici una cosa per un'altra. Quindi, cosa dovrebbe fare lo Stato italiano? Dovrebbe fare come i Paesi Bassi, dovrebbe fare una legge che dice che tu, a te stesso, individualmente, sei libero di fare tantissime cose. A un'altra persona, fare qualcosa, somministrare qualcosa, distribuirgli qualcosa e non dirgli di che cosa si tratta, è un omicidio. Cioè potrebbe succedere la qualunque, un po' come il lavoro in nero, potrebbe succedere la qualunque. Quindi questo lo Stato italiano non lo fa. Lo Stato italiano si preoccupa. Ora, questo ragazzo perché è morto? Se non fosse morto, non sarebbe potuto andare dalla polizia, dai carabinieri o da qualcuno a dirgli: guarda, mi hanno cercato di mettere qualcosa, mi hanno dato qualcosa di troppo forte nel rito d'iniziazione. C'erano delle cose che non mi hanno detto e poi non mi sono piaciute. Mi sono sentito male. Non lo può fare se è vivo, perché prima di tutto se la prendono con lui, dice: ma tu lì che cosa ci facevi? Droghe? Non si dice. Tutto uguali. La colpa dello Stato. Allora, ricordatevi questa legge terrorista che vi sto dando. Antiterrorismo. Su voi stessi potete fare quello che volete, circa, con grande margine di errore. Su un'altra persona, come al bar, così nei cose, ci deve essere un'etichetta all'incirca che dice che cosa c'è dentro, informare la persona all'incirca di che cosa c'è dentro. Mi sembra ovvio, anche se invitate una persona a casa, dovete dirgli di che cosa c'è, deve essere consapevole di quello che gli state facendo o di quello che gli state cucinando o delle cose. Mi sembra normale. Oppure è un tentato omicidio, un avvelenamento. Non è un rito, non è amicizia, non è un cazzo. Capito? Stato italiano, ministro della salute assorete. Parlo per troppe esperienze acquisite e inconsapevoli, che poi si potrebbero sbrigare. Una alla pazza che Iova ha pezzata nella testa. Cosa che invece ho cercato di essere una persona ok. Dopo tutti questi anni in cui lo Stato non fa niente contro certi tipi di persone, gentaglia, gentaglia, e non parlo perché sono tossici o sono persone con strane pensieri, ma perché li fanno sugli altri, soprattutto, con proseliti e abbindolando delle persone. E mi sarei dovuto fare una falegnameria di tavole e di carpenteria di chiodi, perché quante volte mi è capitato e quante volte e quanto è intorno a me. Quindi la mia denuncia resta sempre la stessa, di terrorismo. Non è che se frequentate dei salotti o dei posti dove
dove, diciamo, legali e non dei posti così, cambia qualcosa, perché buone famiglie, di grandi famiglie, dico, la droga dello stupro, la droga delle cose, cioè, sono somministrazioni inconsapevoli, indesiderate. Come per dire, andiamo a ballare e invece ti portano a morire, e invece ti sequestrano, ti infilano dentro una botola, sapendo che lo Stato italiano fa confusione e non sa fare una legge che dice che a te stesso puoi fare quello che vuoi, ma un altro, se non gli dici quello che gli stai facendo, è un omicidio, un tentato. Io, a differenza di Zani, a differenza di questo ragazzo qui, a differenza del mio amico, a differenza di una mia amica, a differenza di uno che conoscevo che non è amico, però lo conoscevo, che vedevano Dio, vedevano che è venuta l'ambulanza a prenderli, il TSO, è venuta io. Sono tornato a casa con le mie gambe e ho chiesto: ma che mi avete messo? E sparero tutti, si sono dileguati, non c'era più neanche ciao. Se voi sembra che io sto parlando assai, a bere quello che è in bicchio, visto che lo Stato non c'è, se voi pensate che io sono Dio o che io mi senta un Dio, non sono io essermi dato l'anello con la scritta Dio, Allah o qualunque cosa sia. E non mi sembra che io, che parlo del Dio dell'immensità, invece di presunti dii e dei delle città, quindi che minchia di... Ah, devo fare solo stretching, 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 tanto stretching. Mamma mia, sono... Devo tirare sta schiena, pezzi, tutte legna, le salite, le cose, tutte legne, le tronchi, non ce la faccio più. Dici, ci poteva stare un amico, un qualcuno, un cugino, ma chi? Ma se sono spariti tutti, una volta che gli sono fallite tutta una serie di cose, una volta che gli sono falliti tutta una serie di fattacci, sono spariti tutti, capito? Perché apparivano solo quando dovevano portare avanti le loro, nascondendosi dietro finte cose della legge, quindi prendendo per il culo lo Stato e le forze dell'ordine, che alcuni lo sanno che funziona così, poi se ne sbattono i coglioni perché non lavorano bene, non lavorano veramente. Infatti, avete visto cosa succede? Non preservano proprio un cazzo. Perché a voi vi sembra, povero bambino, a voi vi sembra che in campagna, da me, qualcuno preservi gli incendi, preservi gli alberi che cadono? Ma che cazzo siete pazzi? Cazzo siete pazzi? Cose che capitano. E voi, loro, voi le preservate, voi Stato preservate queste cose che cadono. Ma che cazzo dite? Ma non sapete manco fare le leggi. Ancora a torturare la gente perché beve, perché si fuma la canna senza saper distinguere perché siete dei criminali, le varie droghe e le varie situazioni. E senza sapere dare un gate o più gates alla gente di buona uscita. Di non farlo mentre guidano, di non stare alterati per strada, di non creare risse, di fare un'alterazione, alzare il gomito, di essere tranquilli comunque, di cercare il relax, la cultura, di ballare, non di massacrare le persone. Questo è disciplinare le cose. Questo è disciplinare, che ognuno con gli altri riescono a disciplinare qualcosa. Cosa stiamo a fare qui? Ballare, c'entrano le risse, che c'entrano le pietrate, le coltellate. Cosa stiamo facendo qui? Un rito, ci siamo riuniti, mangiamo della carne, che cosa c'entra, di che cosa si tratta? Qual è la vera funzione di queste cose qui? Che cosa vogliono fare succedere?
Quello è il crimine. Non può essere a recitare un ballo, un taolo, una preghiera, un gruppo, un rito. Che cosa, di che cosa si tratta? È sulla persona, è vessativa, è mortale o non è mortale? Ma questo è lo Stato. Ma che cazzo di... Ma quale salute, quali ministri e minestrine? Hanno ragione quelli un po' più grandi, per me siete dei criminali. Infatti, spingete criminalità. Reprimete senza saper fare, in maniera che la gente poi non c'è più misura, non c'è differenza, le cose capitano. Comunque, ora inizia la giornata. Questa settimana, vi ho detto, è pazzesca. Devo andare a fare queste cose qui. Inizia questo mio percorso, anche se secondo me sto perdendo tempo perché vi ho detto che non me la farò fare se non sto fuori, non mi farò fare queste operazioni. Penso, può essere, poi mi convince qualcuno, non lo so. Se non vado a toccare, perché non mi fido dello Stato italiano, perché faccio la fine di mio nonno e di tanta altra gente con cose che capitano, già aveva qualche cosa di pregresso, come avete tutti la violenza, la pedofilia pregressa, perché siete stati messi in mano a persone del genere che non ve lo ricordate? E poi i testimoni, gli amici, ora per dire, ieri gli diceva Zani, ma si sono preoccupati di te qualcuno, manco i suoi figli, manco i suoi figli, a cui lei ha. I miei sono spariti, ancora di più. Nel momento, parenti, parenti, zero. Ieri ho salutato mia cugina, l'ho rivista in farmacia. Però ciao, ciao, ciao. Ma che è successo? Cioè, a me mi squartano una cugina o suo marito, e io, i miei amici, mi squartavano il mio amico, la sua moglie, la sua fidanzata, e io, super impare. Pare Andrea Malignaggi. Ma cos'è che... Paura. Per paura. Quando vi pigliate... Lì paura non ne avete, no? La paura non ne avete avuto. Gentaglia, gentaglia, amicizie che poi alla fine si capisce che ci sono dei clan infilati nel mezzo, perché è così, Malta, Siracusa, Palazzolo, Catania, Palermo, ci sono i clan infiliti nel mezzo, quindi chi anche semplicemente consuma la cannetta illegale, quella illegale, per questo io mi facevo il semino, deve avere a che fare con gente che in mezzo è collegata da clan e dietro i ragazzi del clan c'è gente più grande, capito? E non ci sono solo peoples così, ma ci sono anche quelli col tesserino che non te lo fanno sempre vedere, ci sono gli infiltrati. Quindi come fanno a collegarsi? Tramite clan, tramite l'illegalità e tramite la finta anche giustizia. Dove sono questi amici, queste cose? Si è preoccupato uno? Perché prima c'erano rapporti? Perché nel mezzo c'erano i clan, perché nel mezzo c'erano le istituzioni clannizzate, le istituzioni delle cose, perché c'erano le corna, perché erano coppie di un po' promiscue. È così, purtroppo è questa la verità. L'errore è stato mio di non trattare queste persone per quello che sono. Vi siete fidanzati, vi siete sposati. Vabbè. Ma se l'ho visto con quello, ma se l'ho visto con quello, ma se ci ho provato con me, ma se io ci potevo provare, io queste cose non le ho fatte e li ho trattati di più di quello che sono. E guai se mi toccavano i miei amici e le mie amiche. Chi mi conosce lo sa. Che come sono stato difeso io,
come abbiamo fatto spalleggiamento quando qualcuno voleva fare gruppo, quando qualcuno voleva fare del male, non si lascia una persona sola, quando ero ragazzo. Io ho fatto questo con loro, sempre, rischiandomi le coltellate, le botte, le legnate, le truffe, gli sputtanamenti, guai se mi toccavano un parente, un cugino, una cosa. Questi invece, quando c'era da parlare di cose legali, di cose, quando c'era da andare a servirsi del sistema legale, presunto, quando c'era da servirsi del sistema illegale, quindi procurarsi cose, quando erano tutti attivi, tutte cose, quando queste cose sparivano, cioè non avevo bisogno delle istituzioni e non avevo bisogno del sistema illegale. È successo qualcosa nei rapporti. Come lo agganciamo? Come lo agganciamo? Con le denunce finte non ce la facciamo. Con tutte le parole buone, parole cattive per fare succedere qualche cosa, quindi sempre nel sistema, non ci riusciamo. Con la droga, con la semplice canna, con le altre droghe, nei clan, nei cose, quelle nascoste. Non ce la facciamo perché se mi facevo il mio semino e la piantina. E quindi come lo comandiamo? Con le persone attorno a me, facendo delle cose attorno a me, in un sistema occulto, in un sistema in nero, e non di un semino. O di una pianta, o di 3, 4, 5 semi, di una bustina di semine, di una pianta, di una carta, di 50, 100 persone, che non si sa chi sono e dove si muovono e cosa si fanno. E cosa ti fanno? In casa, in macchina, nelle stanze da letto, che però non si sa. Boh, noi. Che ne sappiamo? Noi siamo quelli contro il semino di marijuana. Oh, pugno di oligofreni, suckers, di merdate, non dire collaboratori con assassini. Un misto di scarsi, di assassini, di porcherie. Come? Hello peoples, belli amici, belle famiglie, belli familiari, belle. Guarda per chi mi facevo ammazzare io, per chi. Bello lavoro, beh, proprio sì, proprio. Ah, dimenticavo perché se non sono io. E le proprietà in comune, le cose da condividere o da essere di proprietà in comune. Facciamoglielo stare. Quello cosa hanno fatto? Mi hanno fatto stare in campagna, qui, lì, quando non gli è convenuto. O stavo come dicevano loro, o mi mandavano via con le persone che volevano loro, che poi se ti vai a informare ora magari sono i loro nemici perché non ce l'hanno fatta a dominarsi, perché questa gente è così. E in queste proprietà, mentre ci sta, facciamoglielo stare di merda, come se io fossi un deficiente che non mi so mettere una tenduccia, non so fare. Non mi so tagliare degli alberi, non mi so, lasciamo così, casomai capita qualche cosa nel mezzo, uno si innervosisce, si prende di calore, ci cadono le cose nella testa, ecco un altro modo di uccidere delle istituzioni, quello che insegnano. Così si usano le proprietà, le amicizie, le famiglie, le istituzioni, ma così si fa in Italia. Complimenti. Tanto dice poi. Abbiamo gli avvocati che mentono per loro, capito? Poi hanno gli avvocati. Pum, pum, pim, pom, pim, pom, pom, fermiamo, facciamo. O i preposti, i posti dove vanno a fare tutta roba falsa. Ecco. Tanto possono poi imbrogliare, dire e far passa del tempo, quindi magari qualcuno non ci sarà più, chissà perché. Ma che gente, che società. Come vi state chiamando le persone, ma da tempo ve le state armando così? Armando! Stavate tutte queste armi guaste.
sono uno, se fai di qua e prendi quello, fai qua e piglia l'altro, fai questo, scrivi e fai. Così verità non ce ne saranno mai in Italia, ci saranno solamente cose così superficiali di parvenza, dove si useranno arti, amicizie, divertimenti, lavori, hobby, spazi, luoghi, proprietà, luoghi istituzionali, sport, cose che solo per avere sempre più e fare intrallazzi e fare qualche cosa, perché nulla è tracciabile, nulla è veritiero. Da lì si vedono alcune cose, poi la gente scompare, è presente quando vuole, quando sono organizzati e pianificano tramite cose che non si vedono, occulte, tramite le cose in nero. E cercano invece di fissare bugie tramite le cose legali. Poi se gli fallisce questo e questo, finte legali. Quindi la repressione e cose varie, dopo che loro sono i primi a usare male le cose, quindi a essere degli imbroglioni, a essere dei folli, dei pazzi, degli intossicati di situazioni, di droghe, di sessi, di soldi, di cose. Poi utilizzano le istituzioni, prima l'occulto, perché qua tutti occultano della roba, essendo uno stato fragile. È bigotto e tutte queste cose qua. Poi cominciano con le istituzioni, perché noi siamo e cercano di ammazzarti, di massacrarti tramite finte cose legali. Poi falliscono queste cose, spariscono, lo Stato non fa niente, perché cose che capitano, a meno che non c'è il morto. Quindi uno deve morire e poi ti costruiscono sopra una storia. Se tu la racconti quello che è successo, lo Stato non può supportare queste cose raccontate vere, così profonde. Dovrebbero lavorare veramente e discernere le cose, ma che siete pazzi? Noi, Stato italiano, siamo un tutt'uno col testo unico del raggruppamento del. Spariscono, manco per Zani, dice per Andrea, ma lui riuscirà, quante ne ho sentite, poi quando ha 18 anni con i suoi figli, quando i figli avranno 18 anni, detto da gente che ha perso il padre a 40 anni, quando il padre aveva 40 anni, e loro avevano quasi 18 anni, e quanti così? Quindi che gente è, come se le avessi causato io la morte di questo padre. Ma che gente è? Che gente è? Ciao, ci, sereno, be, bo, ciao, pum, pim. Ora vi ho detto, vi pago con questo. Appena mi chiedete un euro, vi dico, tieni, sereno, tieni un sereno. Valete un cazzo, ve l'ho detto. La mia denuncia, manco quelli che avete nel culo, la mia denuncia è questa, appunto, di terrorismo, perché sta roba è tutta qui. E non solo nella mia. È che non ve ne rendete conto. Hello peoples. Vado a fare un po' di stretching. E non appeso a testa sotto e piede all'aria da qualche parte come a Prometeo incatenato, eh? Credo mi trovate così e poi, vedi, l'ha detto nel video che facevo lo stretch e che lui si sente uno che pim pom 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 pim. Ma che spacchio dice? Ma che spacchio dite? Teste riscecchi, che cazzo dite queste teste? Mi da vino a stuppare. Non perdetevi le live, eh? Le mie dirette, che non vivo. Non faccio in maniera occulta. Cacca merluzze.